Ciao miau! Come fare foto in casa da soli? Partiamo con questa premessa. Volevo iniziare a imparare a fare le foto da sola in casa. Il vero motivo è perché molte volte nelle fiere del fumetto, negli eventi, magari ho il cosplay perfetto, sono super pronta e torno a casa con zero foto. Molti fotografi si fanno pagare per i set e io non ho voglia di spendere soldi. Molti fotografi invece sono già impegnati e io non ho voglia di disturbarli. Ci sono vari motivi che alla fine mi fanno tornare a casa con zero foto del cosplay che ho portato per tutta la giornata. Mi sono detta quindi devo provare a farmi delle foto da sola, magari prima di andare in fiera, oppure il giorno prima, il giorno dopo, in maniera da avere un ricordo di quel cosplay. Io non sono una che tiene veramente tanto alle foto, preferisco andare in fiera a divertirmi e incontrare i miei amichetti. Se dovessi scegliere tra incontrare i miei amici e fare le foto, preferirei sempre incontrare i miei amici. Però ogni tanto avere due fotine decenti ci sta, piuttosto che avere mille selfie, ecco. Nel video di oggi quindi condividerò con voi i metodi che uso io per farmi foto da sola in casa, in cosplay. E anche non. Partiamo col materiale con cui scattare. Io uso la macchina fotografica che ho qua di fronte per fare i video. È una Canon EOS 110D. Ce l'ho praticamente da quando ho iniziato a fare i video. È sempre stata lei. Ha un grandangolo e per alcune foto non è proprio il massimo, però ci si arrangia. Ho anche una compatta che mi sono portata qualche volta in fiera ed è abbastanza buona. Solo le foto al buio escono un po' male. Ma vabbè. L'altro materiale con cui scattare è quello che usate tutti i giorni, ovvero il vostro cellulare. Io ho un iPhone, la fotocamera esterna è piuttosto buona, non mi dispiace. Degli accessori che vi possono aiutare per scattare queste foto può essere ad esempio un treppiedi, inteso sia per il cellulare che per la macchina fotografica. Io ho sempre questo qua di fronte a me che uso per fare i video ed è decisamente buono se volete farvi foto da soli, altrimenti dovrete cercare di appoggiare la macchina fotografica da qualche parte o il cellulare. Dopo vari tentativi vedrete che ce la farete comunque a trovare una buona angolazione. Degli altri oggetti che vi possono aiutare sono ad esempio delle lampade. Qua in questa casa nuova non ho lampade. Possono andare bene anche lampade piccole, lampade a LED, lampade con luci colorate. Ci si arrangia. Ovviamente non dimenticate anche degli oggetti di scena, accessori che vi possono aiutare per rendere un po' più interessanti le foto o per magari camuffare il posto dove state facendo le foto. Il secondo consiglio, molto importante, di farsi le foto in casa da soli e dove scattarle. C'è da trovare un ambiente adatto. La caratteristica principale di questo ambiente deve essere la luminosità. Deve essere luminoso, deve arrivare abbastanza luce, insomma ci siamo capiti. È anche importante avere uno spazio che rispecchi in qualche maniera il personaggio o semplicemente avere uno spazio plain. Piatto, uno sfondo colorato, uno sfondo bianco. Anche qua dovete capire voi anche come casa vostra, tipo casa mia è tutta bianca. Essendomi trasferita da poco ho ancora mille pareti bianche senza nulla addosso. Però appunto, a parte quello che può essere secondario, la cosa più importante è che sia molto ben illuminato. Ovviamente, come detto prima, potete fare uso di lampade, flash, LED per renderlo un po' più illuminato, ma sicuramente la luce naturale aiuta molto di più. Adesso vi dirò come ho fatto io due tipi di foto in casa da soli. Le primissime foto in casa che mi sono fatta da sola è stato per il cosplay di Sayori di Doki Doki Literature Club. Io ho già portato Natsuki, mi ci rivedo molto di più in Natsuki, ma volevo provare a fare anche due fotine da Sayori per vedere come stavo. Ho scelto il muro bianco di camera mia. Il mio settaggio è stato questo. Davanti a me avevo esattamente così la macchina fotografica e il treppiedi e il flash qua sopra. A fianco avevo posizionato lo specchio in maniera da vedermi, aggiustare magari qualche ciuffo che volante, provare delle pose, eccetera. Dall'altra parte ancora avevo il cellulare poggiato su un treppiedi per cellulare, che uso tipo per fare video e selfie, dove avevo le immagini di riferimento, delle pose da copiare o immagini del personaggio. Per scattare le foto mi sono organizzata in questa maniera. Prima ho fatto delle prove, ho fatto dei video per capire se l'inquadratura andava bene, se c'era abbastanza luce, eccetera. Una volta capita l'inquadratura e dove posizionarmi, ho impostato l'autoscatto e lo scatto multiplo. Questa cosa mi ha aiutato molto. Se ho solo l'autoscatto e uno scatto e basta, sicuramente verrò male. Con lo scatto multiplo, invece, posso cambiare leggermente inclinazione del viso o semplicemente posa, stare un po' più ferma. Tra quei 5 scatti multipli ce ne sarà uno buono.
ho più probabilità di uscire meglio, diciamo. Avrete un sacco di materiale, un sacco di foto però. Un altro dettaglio che ho dimenticato è che ho scattato in RAW, in maniera da poter modificare successivamente con Photoshop la luminosità, la saturazione, i colori, eccetera. Alla fine ho fatto una ventina di scatti e 3 foto mi sono piaciute. I risultati sono stati questi. Sì, sono soltanto 3 foto perché non avevo molto tempo ed erano solamente dei tentativi, delle prove per vedere se funzionava. Il secondo tentativo di foto in casa da soli è stato in compagnia di Andrea. Abbiamo fatto cosplay di Emma e Norman di Promised Neverland e stavolta l'allestimento è stato leggermente diverso. Abbiamo fatto 2 foto con la macchina fotografica e il treppiedi, ma poi siamo passati al cellulare di Andrea. Ora non mi ricordo il modello, poi glielo chiedo. Ve lo scrivo. Ma ha davvero la potenza di una macchina fotografica e non scherzo, fa foto davvero belle e quindi siamo andati così. Per Sayori ero in piedi, semplicemente sfondo bianco. Invece con Emma e Norman, anche per dare un po' l'idea di essere più piccolini, ci siamo messi per terra. Ho preso la tenda del mio letto a baldacchino e l'ho messo contro il muro in maniera da, come dire, non fare troppo lo stacco per terra e muro. Non so se rendo. Un accessorio che ci ha aiutato molto a creare un mood un po' più strano è stata la lampada LED colorato di Andrea. L'abbiamo posizionata e a seconda dell'idea che volevamo dare alla foto cambiavamo colore. È stato molto carino, ci sarebbe da provare anche per altre foto. Inoltre abbiamo usato degli oggetti di scena tipo un mazzo di fiori rossi. If you know what I mean. Avevamo già in mente più o meno che tipo di foto fare. Quindi se avete un amico, ovviamente è meglio fare a cambio. Magari prima va una persona e poi ci si dà il turno e la persona che era stata fotografata diventa il fotografo, in poche parole. A un certo punto è arrivato Hermes e ci siamo fatti fare una foto anche da lui. E quindi ecco qua, in una mattinata abbiamo prodotto queste foto, che non mi dispiacciono, sono molto poco editate. Ho dato giusto una ritoccatina con Photoshop molto veloce ed è una cosa decisamente positiva per chi magari non sa usare programmi di grafica. Questi sono i consigli in generale che vi posso dare per provare a fare delle foto in casa da soli. Provate anche voi e vedrete che ne varrà la pena. Meglio avere 2 foto fatte in casa che vi soddisfino piuttosto che non avere foto di un personaggio a cui magari tenete. Questi sono dei consigli molto in generale, ovviamente dipende molto da 1000 circostanze. Se avete qualche domanda specifica fatemela pure nei commenti, spero di non aver dimenticato nulla. Se volete provare e mostrarmi il risultato finale, taggatemi pure su Instagram, su Facebook, sono sempre Esther Lipofago ovunque. Considerate di offrirmi un Ko-fi sulla mia pagina Ko-fi, madonna quanto spammo sta roba. E se non ve ne eravate accorti, ma sotto la descrizione del video c'è anche il link per acquistare il mio merchandise, anche quello che varrà la pena. E niente, spero che questo video vi sia utile. Lo spero davvero e io vi auguro un buon fine settimana. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e se avete trovato utile questo video. Noi ci vediamo settimana prossima. Ciao miau!